Buongiorno a tutti, io vi ringrazio molto dell'invito, dell'opportunità che mi date di ascoltarvi soprattutto, perché mi sembra corretto che io parta nella riflessione da quelli che sono i vostri sentimenti, le vostre conoscenze, anche le vostre curiosità. L'amore e l'amicizia, che nel percorso della vita troverete i momenti di fatica e di difficoltà. Allora non si deve fuggire, non si deve girare l'ostacolo se sono delle cose belle, se sono delle cose giuste. Non parliamo di illegalità, della corruzione, di forme di usura, di traffici di rifiuti altamente tossici, del mercato delle sostanze stupefacenti, di molte ragazze sfruttate in certi circuiti criminali, del doping che ha dimostrato le rotte internazionali in mano alle mafie nella gestione di questi traffici, un lungo elenco di situazioni, di volti, di problemi che sono presenti anche nei nostri territori, in forme e modi diversi. Qui abbiamo un ottimo vicequestore aggiunto, che qui nel nostro territorio si impegna con passione, ed è testimone di cui non bisogna mai né sopravvalutare, ma né sottovalutare. La voglia di conoscere, di capire, di non darlo per scontato e di essere capaci di fare le connessioni su quello che può sembrare piccole cose nel territorio, ma che hanno dei legami poi con altri giochi e con altri talenti. Oggi in Italia, se io penso che l'ultimo dato serio, ci parla di 9 milioni di persone che vivono la povertà relativa, ma sono empirico. Ma 4 milioni di persone pensa che io ho la povertà assoluta, non riescono a mettere in cibo i pasti oggi in questo paese. Vi dico un altro numero che potrà fare sorridere, ma vi prego, non si deve sorridere, perché le persone serie e attente. L'ultimo dato ci dice che abbiamo 6 milioni in Italia di persone analfabete. Questo è il cuore positivo, non dimentichiamo. E libera tra le cose positive è quella memoria, quell'impegno, il lavoro nelle scuole, nelle università. Migliaia di scuole e il 75% delle università italiane oggi hanno firmato protocolli con Libera per i corsi di approfondimento, i master, gli stage, eccetera. Arriva non c'era tutto questo, ci sono delle positività che dobbiamo chiamarle per nome, dobbiamo sostenerle, dobbiamo valorizzarle nel nostro paese. Dopodiché c'è l'altra domanda, com'è continuiamo a trascinarci dietro, nonostante tutto, questa presenza, lo voi capite, lo sto per dire, la lotta alla mafia, innanzitutto si fa a Roma in Parlamento, con le leggi giuste e gli interventi giusti, cominciando con quello sul lavoro, le famiglie, le varie politiche, la lotta alla corruzione con le leggi giuste e ciò che non è avvenuto, la lotta al gioco d'azzardo, a quella fetta che ci sono soprattutto i mali criminali, la si fa con le leggi giuste, si fa lottando contro la povertà e non mettendo in difficoltà i poveri, quelli che fanno fatica. Ma vai su un sito che è www.rifattofuturo.it. Lì troverai una lettura sul problema della corruzione pubblica. Sono i cittadini che mettono la loro faccia, oltre 200.000 l'hanno già fatto, per chiedere alla politica di fare questo. Grazie al buon Luigi per le parole, calde, che ci ha fatto sentire. Per l'entusiasmo che mi ha dimenticato a Antonio e a noi a tutti. C'è ancora magari spazio per qualche domanda e intervento, però non volevo evitare di dimenticare una cosa, un impegno e una richiesta che facciamo ancora a Don Luigi questa mattina. L'impegno è
quello di rincorrere insieme fino a quando raggiungiamo l'obiettivo, l'attribuzione di un bene confiscato alla mafia in provincia di Bergamo. È già partita questa grande rete. Ecco, noi abbiamo cominciato a inseguire questo obiettivo, lo inseguiremo testardamente finché lo raggiungeremo. Questo luogo fisico restituito al bene comune, all'uso sociale, sarà magari piccolo, ma sarà grande come simbolo per continuare a diventare il nostro impegno per la legalità e per l'esercizio della cittadinanza. Chiediamo a Don Luigi, nel momento in cui noi arriveremo a questo obiettivo, di ritornare fra noi per l'inaugurazione di questo quindi. Abbiamo cominciato a anticipare questo luogo, in senso virtuale non troppo, aprendo uno spazio web che si chiama, che i ragazzi dello Zenari che stanno progettandolo e costruendo, l'indirizzo grafico pubblicitario, sono qui presenti, loro lo hanno chiamato legito.org. Anagramma vuol dire legalità, cittadinanza, territorio, opportunità. Questo vuole essere una piazza della cittadinanza, un luogo di incontro e di comunità sulla cittadinanza attiva e responsabile. Grazie a tutti voi.